Vieni qua di fianco. Vieni qua di fianco e si ferma dietro. Ma che ne so, mica me l'hai detto, cretino. Sì. Boh, quando è che me l'hai detto? Ti ho detto, vieni qua di fianco. Te l'ho detto, non hai sentito. Ah, non ho sentito. Quando me l'hai detto, cretino, ma come c***o ti permetti? Cioè, boh, sì, perché ogni volta... E tanto abbiamo la registrazione in cui te lo dico. E quindi metterò la registrazione e vedremo chi è cretino. Ah, va bene. Va bene. Io non sono cretino e tu sei sorda. Mio papà stamattina mi ha detto se non potevamo stare a casa a riposarci, fai andare a spendere soldi in giro. E io ho detto, vabbè, spendere soldi, spendo 20 euro, far 500 chilometri. Sì, è vero. Mangio quello che porto, che mi porto da casa, che soldi spendo. Sì, è vero, l'unica spesa che abbiamo quando siamo in giro è la benzina, fine. Sì, ma cioè, anche settimana scorsa 20 euro abbiamo fatto, perché 10 ritorno. Sì, non spendiamo mai più di 20 euro a testa a giro. Ah, guarda qua. Ma infatti è un'altra delle cose belle di questo 390. Spendi 20 euro per tutto il giorno in giro. Poi dai, a parte le sospensioni che sono un po' dure, come ciclistica secondo me è più bella di tante altre moto che magari hanno le sospensioni molli e non riesci neanche a impostare le curve. Sì, no, beh, come dovrebbe avere una gomma più larga, un rumore più bello e qualche cavallo in più. Beh, guarda che l'890 con lo scarico originale, secondo me è una scoreggia anche quello, eh. Il 790 anche con l'acra è una scoreggia. Sì. E l'abbiamo provato insieme, ti ricordi? Sì, sì. Cioè, aveva un sound, cioè, super anonimo, eh. Sì. Flashback. Senti l'acra come scoppia. Sì, ma fa più rumore la mia, devo essere sincero. Con lo scarico originale, se questo qua è l'acra, non si sentirà neanche che è accesa. Proviamo a fare un po' di rumore. End of flashback. A parte che mi piace di più il sound dei 3-4 cilindri. E anche a me. Cioè, hanno aperto il freezer. Yeah. È la Madonna. Ma che cazzo di escursione termica c'è qua dentro? Cos'è successo? Ma in due metri? Boh, mica cagotto. No, ma seriamente, ma è un freezer questo posto. Ma che freddo. E poi non è che dici, vabbè, ma gradualmente, no. No, no, a un certo punto da caldazza allucinante a freezer. Ah, sai cos'è questo? Il tunnel che ti avevo detto stralungo. Bene. Quindi, oltre a essere congelato, è anche stralungo. 23 e 4. Ci sono tipo più di 10 gradi di differenza tra fuori e dentro. Minchia. Una ghiacciaia. Mai provata una roba del genere. È arrivato fino a 22 e 4. Minchia, è un'escursione termica assurda. Più di 10 gradi, e stava continuando a scendere. Ah. Heinz, vai, polizai. Bravi, collarli che salutate tutti. Guarda che ha fatto la casetta sull'albero. Sì. Ci siamo addentrati parecchio nella Svizzera oggi. Sì. Ah, siamo arrivati a Davos. Comunque potrebbe darsi, essendo le 4:30, che arriviamo a un orario ragionevole per cenare. Ma va. Ma potrebbe darsi, perché manca l'albula, poi siamo giù sulla statale di St. Moritz. Ah, beh sì. Ok, all'albula droniamo, fai che siamo giù dalla statale verso le 6. Però alle 6 dobbiamo solo fare il pezzo fino al Maloja e poi, vabbè, giù da Chiavenna. Ma questo qua l'ho già visto. Eh? Mi sembra di averlo già visto, uno con il motard e la giacca militare grigia. Comunque, che questi, secondo te, qua così isolati, eh, che cacchio di lavoro fanno? Agricoltura.
Ma agricoltura di che c'è solo l'erba? Mucche, cavalli. Qualcuno lavorerà con ferrovie retiche. Boh. Vorrei i bambini che fanno il fieno. Ma lì che bravi. Col c***o che andavo a fare il fieno io da bambino. Sì, vabbè, te... Allora, io sono sempre stato per dire agli altri cosa fare. Ah, ok. Sì, però io ho una direzione, un'amministrazione delle risorse, non indifferente. Ah. E non è una cosa a cui tutti sono capaci, No, no, infatti. Devi essere anche portato per quello. Devi sapere organizzare il tempo di tutti. Chi fa cosa quando, chi fa cosa come. Ci sono le braccia e la mente. E non è che possono essere tutti braccia e tutti mente. E io ho fatto la mia scelta. Io vorrei un benzinaio. Beh, non siamo ancora in emergenza, No, no, beh, ok, però... Guarda lì! Guarda com'è inclinato il campo, come fa andare il macchinario! Beh, è di traverso! Ma come fai a... Pazzesco! Che robe che si vedono, eh? L'agricoltura è così. Ho capito, ma cosa... Cioè, quanto può valere l'erba tagliata? Non so, ma andranno... magari andranno le mucche. Che poi le mucche danno la carne o il latte o quello che i venditori di latte cosa guadagnano, non lo so. E un euro al litro, credo. Diciamo che il pezzo di strada qua, dopo il primo gasamento iniziale con belle curve ma con le macchine davanti, si è trasformato in una classica strada di montagna tipo provinciale, senza grandi emozioni. Sì, sì. Cos'è quella roba che gira? Una scultura? Ecco, Fluela Pass destra. Ah, eccolo qua, un benzinaio. Beh, non costa neanche tantissimo, 1,43. Ma ti do i soldi o... Beh sì, possiamo farlo anche con un bancomat solo. Moments later. Vieni qua di fianco. Vieni qua di fianco e si ferma dietro. Ma che ne so, mica me l'hai detto, cretino. Sì. Boh, quando è che me l'hai detto? Ti ho detto, vieni qua di fianco. Te l'ho detto, non hai sentito. Ah, non hai sentito. Quando me l'hai detto, cretino, ma come c***o ti permetti? Cioè, boh, sì, perché ogni volta... E tanto abbiamo la registrazione in cui te lo dico. E quindi metterò la registrazione e vedremo chi è cretino. Ah, va bene. Va bene. Io non sono cretino e tu sei sorda. Ah, ce n'erano addirittura due di benzinai. Comunque sai che le prime volte avevo quasi paura a venire in Svizzera da tutti i racconti che avevo sentito. La Madonna. Eh beh sì, narravano di 1300 euro di multa, di posti di blocco in cui ti misurano anche quanto c'hai i lunghi peli del culo. Oh, siamo sempre stati fortunati, e lo dico toccandomi prima che poi ci va di sfiga proprio al ritorno. Sono 4 anni con la moto e entro in Svizzera da quando ho preso la patente, non mi è mai successo niente. Non mi sembra così terribile come si narra. Certo, se c'è scritto 50, l'una cosa fai? Vai a 44. Esatto. Beh, comunque Davos è abbastanza grande, cioè è proprio tipo un paesone. Sì. Fluela Pass. Ma io comunque sì, sento disturbato certe volte. Sento tutti i tic 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 tic. Non sto facendo niente io. Boh. Bene, siamo arrivati all'inizio del Fluela Pass. Il cartello indica Zerne... Come si dice l'una, che poi mi correggi? Zernetz. A 35 km da qua. Questo è il penultimo passo di giornata. Infatti saliremo da qua e scenderemo giù nella valle di St. Moritz. Poi gireremo verso destra e faremo tutta la statalona di St. Moritz all'incredibile velocità di 80 km orari per arrivare fino al Maloja. Prima di arrivare nei punti belli ci fermiamo a mettere la 360 e controlliamo il livello delle batterie della Sony, onde evitare che ci si spenga, anche perché l'abbiamo cambiata un po' di chilometri fa ormai, vero? E cos'era? All'Albula? All'Albula, sì. Guarda qua come si spennellano a destra e a sinistra ste curve. Abbiamo fatto pochissime foto però, eh. Quello sì, è vero. Magari al Fluela, quel lago ghiacciato, parcheggiamo bene le moto e le facciamo. Più che altro perché volevo evitare, come al solito, di finire il giro alle 11.
E quindi ho cercato di fermarmi il meno possibile. Ma guarda che oggi ho visto anche quelli, secondo me sì. Tanta gente sta facendo avanti e indietro da sti passi. E magari stanno facendo il giro al contrario. Eh sì, esatto. Comunque questa è la Valle del Fluela, ciclista in carena. Anche questa strada non l'avevamo mai fatta, perché l'anno scorso eravamo arrivati in cima ed eravamo riscesi. Bella, sembra tipo Heidi. Oh, c'è un mochino. Ma ce la facciamo a tirare un pochino, no? Ah dai, almeno 85. Ma non penso che qua ci sia qualcosa. Ciao fans. Ciao fans. Siamo sul Fluela Pass, dove eravamo saliti circa esattamente un anno fa. Circa esattamente, so che sembra una contraddizione, ma era una settimana prima di adesso. Quindi era circa esattamente un anno fa. Ok, c'era il cielo che faceva schifo, così è bilanciato. E i laghi non sono più ghiacciati, adesso li facciamo vedere, sono tutti sbrinati. E tipo, è appena passato un elicottero veramente troppo bassa quota, tipo sarà stato alto 50 metri dal passo, il che, considerando che adesso devo far volare il drone, mi ha fatto abbastanza paura. Però siamo temerari e rischieremo la collisione in volo.